Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura il lavoro con l'avvertenza Ipersimpli. Sindacati e istituzioni si sono riuniti ancora una volta questa mattina nella sede della provincia di Teramo per cercare una soluzione all'avvertenza dell'Ipersimpli, il supermercato che chiuderà a fine settembre con conseguenze disastrose per l'occupazione a Teramo. Durante l'incontro di oggi sono state avanzate alcune richieste alla proprietà per tutelare i lavoratori. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Si torna a trattare per la vicenda dell'Ipersimpli di Piano Daccio di Teramo, il supermercato che chiuderà i battenti a fine settembre, con conseguente licenziamento e trasferimento dei 53 dipendenti, dei quali 39 sono donne. Nella sede della provincia di Teramo sono tornati a riunirsi i sindacati e le istituzioni per cercare a tutti i costi una soluzione alla drammatica vicenda. Le richieste avanzate oggi alla proprietà sono quelle di cedere la licenza dell'esercizio commerciale a qualcun altro che possa subentrare, mantenendo i livelli occupazionali e le indennità di trasferimento. È inaccettabile che un'azienda chiuda e tenga poi in ostaggio un'attività, una struttura attraverso il mantenimento della licenza. C'è stata un'apertura rispetto alla nostra richiesta che va ovviamente anche nel senso di favorire i livelli occupazionali, ma i livelli occupazionali su Teramo, perché abbiamo legato questa richiesta anche alla cosiddetta clausola sociale, quindi ad un legame tra l'attività lavorativa e la licenza stessa. L'obiettivo fondamentale di questo tavolo, oltre al rispetto della nostra città che non può essere schiaffeggiata ulteriormente, è quello appunto di evitare che questa operazione messa in campo dall'azienda si tramuti attraverso un piano di trasferimento incompleto in un licenziamento mascherato. Questo non possiamo tollerarlo per i lavoratori, per i nostri cittadini, ma nel complesso per la città di Teramo. Andiamo avanti con il nostro giornale. Adesso ci occupiamo del caso Mense a Pescara. Si continua a discutere anche per l'avvio del servizio nel nuovo anno scolastico. Ieri c'è stata la protesta dei dipendenti che lavorano nelle mense di Pescara, contrari alla riduzione di orario da parte della CAMST, che dovrebbe subentrare alla Bioristoro Cheerfood, che è stata estromessa dal comune dall'incarico. Vediamo che cosa pensano, qual è il punto di vista dei genitori, con l'avvocato Paolo Nardella, intervistato da Paolo Renzi. Da pochi giorni è iniziato il nuovo anno scolastico. A Pescara nelle ultime ore c'è stata anche una protesta nei pressi del comune di alcuni lavoratori delle mense comunali di Pescara. Si parla della questione mense, anche di quanto accaduto nei mesi scorsi con le intossicazioni di alcuni ragazzi delle scuole elementari. Avvocato Nardella, vogliamo un attimo spiegare qual è la situazione e chiarire anche quello che è accaduto nelle ultime ore a Pescara? La protesta dei lavoratori appunto è stata fatta per una riduzione delle ore. Ovviamente io ieri ho incontrato i lavoratori in maniera informale per strada sotto la piazza del comune per capire anche quali erano le loro esigenze, perché io ho spiegato c'è una gerarchia di priorità. Le priorità vedono al primo posto il diritto delle famiglie, sono circa 2.500 famiglie coinvolte da un eventuale servizio mensa che dovesse ritardare, e si è posta anche la questione del tempo pieno. Con i lavoratori abbiamo raggiunto un accordo, è chiaro che ognuno è qui per tutelare i propri diritti, cerchiamo di fare fronte comune perché nessuno ci rimetta, perché nessuno è colpevole di questa situazione, ma sicuramente le famiglie in primis sono state coinvolte. Per cui attualmente c'è in corso la trattativa tra la CAMST e il comune per l'eventuale accettazione del servizio mensa, e ci sarà una scelta se farlo con accordo sindacale o successivamente trattare con i lavoratori in sede protetta. La mia istanza presentata ieri al comune, che spero sia stata già presentata all'organo regionale per la competenza scolastica, è quello di sospendere il tempo pieno in attesa della riapertura del servizio mensa, che a mio avviso avverrà a brevissimo. Altra questione importante era la riapertura delle iscrizioni a mensa, anche per avere un quadro chiaro di quelli che saranno poi i fruitori di questo servizio. E ho avuto notizie certe per cui tra domani e lunedì saranno riaperte anche le iscrizioni a mensa. Cerchiamo di andare verso una normalizzazione della situazione, cercando di non ledere nessuno, tenendo ben presente che in primis ci sono le famiglie da tutelare, ovviamente i bambini.
Adesso la cronaca, due coniugi di Paganica, frazione dell'Aquila, sono indagati per la morte del muratore albanese di 36 anni trovato morto in un torrente nel tentativo di fuggire dall'aggressione dei cani di loro proprietà. Sentiamo il servizio della redazione aquilana. Due coniugi di Paganica di 42 e 31 anni sono imputati per la morte di Edmond Preca, il muratore di 36 anni albanese che l'8 marzo scorso, come ricorderete, fu ritrovato morto perché aggredito da tre cani mentre tornava a piedi a casa lungo la strada di campagna dentro il ruscello. In base alla ricostruzione fatta dalla Procura della Repubblica, l'uomo fu inseguito e aggredito dai cani, tentò anche di difendersi nel tentativo di fuggire e finì nell'acqua del ruscello, perse conoscenza e morì annegato. I due coniugi, per i quali il giudice per le indagini preliminari ha disposto il giudizio immediato, proprietari degli animali, sarebbero responsabili perché in concorso tra di loro per colpa, consistente in negligenza e imprudenza, cagionarono la morte di Edmond Preca, così si legge nelle carte processuali. Dalle indagini sarebbe pure emerso come la recinzione del cortile dell'abitazione della coppia ha una recinzione metallica che non è adeguata a trattenere gli animali dentro, tant'è vero che quel pomeriggio tre dei loro quattro cani erano usciti da un varco che si era aperto nella rete e si erano imbattuti in questo povero muratore. L'uomo era sposato con una connazionale e padre di due figli, una bimba di 5 e un bimbo di 8. Ancora cronaca, armi, migliaia di proiettili, una piantagione di cannabis, 35 kg di marijuana e attrezzatura per il confezionamento e lo spaccio. Il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Vasto che ha portato all'arresto di un 37enne nel fondo agricolo adiacente la sua abitazione, aveva avviato una coltivazione di marijuana con piante nascoste tra la vegetazione alte oltre 2 metri. I finanzieri hanno sequestrato, oltre alla droga, una pistola semiautomatica, due fucili modificati completi di mirino, 900 cartucce di vario calibro, 300 piombini calibro 22, oltre 200 pezzi tra ogive e parti meccaniche di pistole, 400 grammi di polvere pirica e una pressa meccanica per il confezionamento dei proiettili. Ed ora cambiamo argomento. I vertici della ASL di Teramo hanno presentato questa mattina i tre nuovi primari che andranno a dirigere le unità complesse di cardiochirurgia ed ortopedia, oltre alla medicina interna dell'ospedale di Atri. Mancano ancora 7 posti apicali da ricoprire, ma per il manager della ASL di Teramo Fagnano il percorso di riorganizzazione è finalmente iniziato. Sentiamo. Sono stati nominati e presentati tre nuovi primari all'ASL di Teramo, anzi direttori di unità operativa complessa, dirigeranno cardiochirurgia, ortopedia e medicina interna. Chi sono questi magnifici tre? Michele Trigiani, 55 anni, cardiochirurgo, già primario a Lecco, arriva direttamente da Milano. Alessio Ciuffoletti, 49 anni, ortopedico, responsabile al Mazzoni di Ascoli Piceno, ed Enrico Marini, 52 anni, già dirigente medico ad Atri, diventa primario di medicina interna dell'ospedale di Atri. Io credo che al di là dei progetti specifici, tecnici, quindi su nuove tecniche, nuovi interventi da implementare, io credo che un mio interesse sarà cercare di mettere il paziente al centro di tutta l'organizzazione, che può sembrare una cosa banale, ma non è che sia così dappertutto. E per fare questo bisogna anche fare sì che sia affrontato in un gruppo di lavoro, che poi in cardiovascolare si chiama Heart Team, quindi ogni singolo paziente ha bisogno di un trattamento su misura che va deciso dal cardiochirurgo ma insieme al cardiologo clinico, insieme all'emodinamista. Ho già visto che queste risorse ci sono nell'azienda, ho già visto che le competenze ci sono, c'è secondo me anche una predisposizione a questo tipo di attività di gruppo, di lavoro, e quindi sono molto, molto fiducioso. Io sono fondamentalmente un traumatologo, però i primi passi li ho mossi in Francia, dove non si faceva traumatologia ma solo ortopedia, vale a dire chirurgia programmata, protesi di anca, protesi di ginocchio, artroscopie, chirurgia della colonna. Quindi nel mio bagaglio, non so se dirlo come vanto o come difetto, c'è praticamente tutto. La sua nomina rafforzerà l'ospedale di Atri? Io spero che rafforzi l'ospedale di Atri non solo perché sono stato nominato io direttore della medicina, ma perché l'ospedale di Atri si è rafforzato con tanti altri innesti, con tante altre attività che si stanno facendo, quindi vedo che l'ospedale di Atri ora sta funzionando bene.
Soddisfatti i vertici dell'ASL di Teramo per la nomina di questi 3 nuovi direttori medici. Per gli altri 7 primari mancanti bisognerà attendere i tempi previsti dalle procedure di selezione. Direttore, ma allora non è vero che nessuno vuole venire a lavorare all'ospedale di Teramo? No, nonostante ci sono pochi medici, ci sono quelli bravi che vogliono venire. È complicato comunque la procedura amministrativa per selezionarli. Però Teramo città ha ancora un certo appeal, l'organizzazione sanitaria di Teramo è un'organizzazione qualificata e faccio notare che per quanto concerne la cardiochirurgia, che è una specialità che non avrebbe la popolazione tale da giustificare ai sensi della normativa vigente un'unità operativa complessa di cardiochirurgia, tutti i partecipanti erano di altissimo livello. Torniamo a Pescara, il centrodestra manifesta ancora contro la nascita del nuovo mercatino etnico nel sottopasso della stazione centrale e annuncia un nuovo sit-in, contrarie anche alcune sigle di associazioni dei commercianti ambulanti. Vediamo il servizio. Nuova manifestazione questa mattina davanti al tunnel della stazione ferroviaria di Pescara, dove sono iniziati i lavori per realizzare il mercatino etnico destinato a sistemare i senegalesi sgomberati dall'area di risulta. Centrodestra e alcune associazioni di commercianti sono contrarie all'opera perché non prioritaria per la città e perché i 250.000 euro per realizzarla potrebbero essere utilizzati per fare altre opere. Contro il mercatino fintamente etnico, perché sarà soltanto il mercatino della illegalità, come tutti sanno e fanno finta di non sapere, a cominciare da Alessandrini e della sua giunta. Un intervento profondamente sbagliato, 250.000 euro buttati che non risolveranno il problema degli extracomunitari. Mi sembra che tutta la città sia contro questo intervento che porta soltanto illegalità nella nostra città, dobbiamo assolutamente bloccarlo e lo stiamo facendo con dei presidi continui, tant'è che a oggi i lavori non sono ancora iniziati e speriamo che non inizino mai. Nessuno verrà qui a fare shopping, non è questo il modo di fare commercio, l'integrazione passa con una condivisione insieme ai mercati già esistenti. Infine parliamo di un'area che è oggetto di riqualificazione e quindi è folle andare a prevenire alcuni eventi, quindi andare a insediare qualsiasi tipo di attività in un'area che appunto, come ho detto, è destinata ad un progetto di riqualificazione importante. E secondo i pescaresi giusto mettere alcune centinaia di persone dentro un buco coperto dove nessuno entrerà? No, perché li stiamo ghettizzando, perché è una scelta sbagliata, perché stiamo sprecando 250.000 euro dei soldi di pescaresi che servono per fare molto altro e perché queste persone qui non avranno la presenza di avventori per acquistare presunto artigianato etnico e continueranno e torneranno a vendere per sopravvivere ciò che facevano prima, cioè merce contraffatta. Anche i commercianti ambulanti di Pescara sono contrari a questo mercatino? Assolutissimamente contrari. Voglio fare presente una cosa, che questa è una cosa che noi abbiamo sempre chiesto e abbiamo fatto di tutto per inglobarli nei nostri mercati, ma l'amministrazione su questo argomento non ha mai voluto sentirci, perché è fissato che dovevano fare il mercato per i senegalesi. Attenzione, non mercato etnico, che è una stupidaggine. Quello che io dico, non lo dico perché me lo sono inventato, ma è stato detto in consiglio comunale da alcuni consiglieri molto eminenti del consiglio comunale. Mercato fatto esclusivamente per i senegalesi. Perciò non credo che ci sia, non credo che sia né legale né costituzionale né altro. Interrogazione del Partito Democratico Aquilano all'amministrazione guidata dal sindaco Biondi sul piano regolatore. Quello attuale infatti è fermo al 1975. Che fine ha fatto il percorso? Si chiede Stefano Albano, che è il segretario comunale dei Dem Aquilani. Vediamo il servizio. Il PD locale oggi denuncia un'inadempienza, secondo voi, di questa amministrazione. In un anno non si è mai parlato di PRG e con un'interrogazione voi volete sapere sostanzialmente a che punto è il percorso e soprattutto se il vecchio documento preliminare della vecchia amministrazione Cialente per loro ha qualche valore o è tutto da rifare. Il discorso è questo: noi abbiamo presentato un'interrogazione.
non ci interessa di fare polemica su questa vicenda, perché è un nodo centrale per il futuro della città. Il punto è semplicemente: che fine ha fatto il percorso sul piano regolatore? Perché il percorso sul piano regolatore è una cosa ben precisa, consta di 4 fasi, prevede il coinvolgimento dei cittadini nelle sue varie articolazioni, frazioni, quartiere, le rappresentanze della città, eccetera, ma soprattutto è evidente che è un percorso che, appunto, richiedendo il coinvolgimento dei cittadini, prevede lo stimolo di un dibattito. Ora, questo dibattito è scomparso, cioè il tema del PRG è proprio scomparso dai radar, è un anno e mezzo che non se ne sente più parlare. Io ho anche recuperato delle dichiarazioni che ha fatto nell'ottobre del 2017 l'assessore Deramo, che parlava di un'approvazione, quindi del compimento del percorso, nel giro di 12-15 mesi. I 12 mesi sono scaduti, ma parliamoci chiaro, nessuno pretendeva o si sarebbe aspettato che approvassero nel giro di un anno e mezzo il piano regolatore, non ci mancherebbe altro, ma che però in questo anno e mezzo non si è neanche per sbaglio una volta sentita la parola PRG da parte dell'amministrazione è molto grave. Noi in questa interrogazione chiediamo: come intendono riattivare il percorso? Che fine ha fatto il percorso? Rispetto al documento preliminare al PRG, cioè un lavoro avanzato già di ipotesi sul piano regolatore che lasciava in eredità l'amministrazione Cialente, si ritiene si debbano fare modifiche? Se sì, quali? Lo si vuole dire alla città? E in quali tempi loro immaginano di riattivare il percorso? Cioè, noi vogliamo soltanto essere messi a conoscenza come cittadini di quella che è l'impostazione che ritiene di mettere in campo l'amministrazione. Tenete conto, fra l'altro, che c'è anche una questione, ci sono alcuni nodi centrali, penso al tema del progetto case, penso alla questione dei manufatti che sono stati, le casette di legno che sono state fatte dopo il terremoto, sono tutte cose che non si possono affrontare spot. Purtroppo registriamo che c'è la tendenza di questa amministrazione a tirare a campare, cioè esplode una questione, esplode il caso Ponte Belvedere, ci si concentra su quello, si lanciano ipotesi, annunci, proposte, dopodiché si sgonfia il caso e tutto resta lettera morta. Noi abbiamo bisogno di procedere a una pianificazione, basta con il governo giorno per giorno, basta con il governo alla giornata, si riavvii un processo importante, largo, che coinvolga tutta la città attorno allo strumento cardine della pianificazione, che è il piano regolatore. È uscito oggi dalle linee della Sevel il veicolo numero 6 milioni. Si tratta di un Ducato Natural Power equipaggiato con un propulsore a metano a basso impatto ambientale. Il furgone è stato acquistato da un cliente italiano per il trasporto persone. Il record testimonia il legame tra il modello, che è uno dei best seller di Fiat Professional, e lo stabilimento Sevel di Atessa, il più grande dei veicoli commerciali leggeri d'Europa. Oggi in Val di Sangro si producono circa 1200 unità al giorno in un numero elevato di configurazioni, quello di Atessa. Inoltre uno stabilimento Silver nel programma World Class Manufacturing, che vede coinvolti più di 160 stabilimenti del gruppo FCA, ma anche di altri fornitori multinazionali. La certificazione Silver attesta elevati standard di efficienza, di organizzazione, coinvolgimento e di qualità. L'impianto della Val di Sangro occupa circa 6.400 addetti direttamente, che arrivano a 12.500 includendo i fornitori dell'indotto. L'età media è di circa 45 anni e le donne sono più del 21%. Torniamo all'Aquila, un pasticcio istituzionale, quello della cittadinanza onoraria Gianni Letta. La cerimonia di domani è stata annullata e non c'è accordo tra le forze di opposizione per il conferimento. Il mancato conferimento della cittadinanza onoraria a Gianni Letta diventa di fatto un pasticcio istituzionale. Cerimonia rimandata a data da destinarsi. In una nota firmata dal presidente del Consiglio Comunale Roberto Tinari si legge che a causa di un sopraggiunto e non rinviabile impegno, il dottor Gianni Letta ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria dell'Aquila in programma venerdì 21 settembre con una seduta del Consiglio Comunale straordinario. Per
settimane, si legge inalterata l'altissima stima condivisa nei confronti del già sottosegretario alla presidenza del Consiglio per i suoi oggettivi meriti legati a risultati concreti ottenuti per L'Aquila e il suo territorio, in virtù dei quali restiamo persuasi dal fatto che debba essere insignito della più alta onorificenza. Il presidente del Consiglio comunale, comunicando il rinvio da destinarsi, ha anche aggiunto che si lavorerà insieme nei prossimi giorni per superare divergenze e strumentalizzazioni, riconducendo la discussione nell'ambito della serenità e dell'obiettività. Avrebbe pesato molto però su tutto questo il voto della Commissione Affari Istituzionali e Regolamenti, che ha accolto la proposta del sindaco Biondi e del presidente Di Nari, ma non all'unanimità. Si sarebbe arrivati dunque a fare la stessa cosa anche in Consiglio Comunale e Letta dunque avrebbe preferito declinare l'invito per non sottoporsi ad un evidente imbarazzo di un conferimento che non è condiviso. Nei giorni scorsi era stato diffuso un comunicato stampa che convocava appunto tutti per venerdì 21 settembre per la cerimonia. In Commissione Consiliare Affari Istituzionali e Regolamenti però le cose sono andate un po' diversamente. In città non se n'è mai parlato, è venuto fuori, i consiglieri comunali non hanno mai discusso del conferimento della cittadinanza. Questo l'affondo di Giustino Masciocco di Articolo 1, i modi non possono essere questi. Le parole molto dure di Giustino Masciocco hanno scatenato una lunga discussione. Anche Lelio De Santis è intervenuto. Non si mette in discussione la figura di Gianni Letta, di cui riconosco l'impegno, la serietà, ma la forma in questi casi è sostanza, diventa contenuto. E non si può arrivare in commissione a decisione già annunciata, rischiando che l'atto non venga approvato dall'unanimità. Il presidente del Consiglio, ha detto De Santis, avrebbe dovuto riunire l'ufficio di presidenza e la conferenza dei capigruppo per arrivare a una proposta unanime e condivisa. In Consiglio, quindi, la cosa sarebbe andata più o meno allo stesso modo, con la coalizione sociale che già aveva annunciato il suo no al conferimento, dunque tutto da rifare, tutto rinviato. Torniamo a Pescara, il Giulio Cesare di Shakespeare, curato dal regista William Zola in collaborazione con l'amministrazione comunale, verrà proposto in 4 quartieri della città nell'ambito di un progetto di teatro itinerante. Inizia un tour cittadino del Giulio Cesare di Shakespeare, William Zola. Girerete vari quartieri della città di Pescara per proporre quest'opera teatrale. Sì, sono 4 quartieri: San Donato, Colli Madonna, San Silvestro Spiace, chiuderemo a Zanne. Il Giulio Cesare, che fa parte della nostra storia, del nostro DNA culturale e sociopolitico, è un nuovo progetto grazie all'assessorato all'associazionismo sociale, alla LAD, assessorato della cultura del comune di Pescara. Quindi inizieremo domani sera a San Silvestro Spiaggio, poi proseguiremo ai Colli e così via con le altre date. È un progetto pilota che vogliamo testare, vogliamo vedere, insomma, il teatro che va incontro alla gente. Se, come credo, la cosa funzionerà, perché i segnali sono molto positivi, si potrà anche ripetere anche con altri attori o con altri progetti, e credo che per Pescara sia anche un invertimento di rotta, un invertire una rotta che tutto sommato, insomma, dal centro, tutto verso il centro, invece siamo dal centro verso le cosiddette, fra virgolette, molte virgolette, periferie. La cultura che viene tagliata a sua volta, no? Con i fondi eccetera, si rimbocca le maniche e va verso la cosiddetta periferia, che poi, appunto, ho detto molto virgolettato, perché io so per esperienza personale fatta a Roma e in altre parti d'Italia che in platea ospitiamo di solito persone che non hanno nulla da invidiare, ovviamente socialmente parlando, con quelli che abitano ai Parioli o a Piazza Salotto. Quindi è un discorso socialmente molto bello a mio giudizio, ma soprattutto, insomma, il teatro è vivo e combatte insieme a noi. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dalla Serie B, sarà il signor Luigi Pillitteri della sezione di Palermo a dirigere Pescara Foggia, quarta gara del campionato cadetto, in programma sabato alle 15 allo stadio Adriatico Cornacchia. Pillitteri sarà coadiuvato da Marco Chiocchi della sezione di Foligno e da Vittorio Di Gioia sempre della sezione di Foligno. Quarto uomo Antonio Rapuano di Rimini. Intanto uno dei più positivi nella gara contro il Brescia, nella quale è subentrato il centrocampista del Pescara Frank Canutè, si candida per giocare dall'inizio contro i Satanelli e parla delle differenze nel gruppo biancazzurro rispetto alla passata stagione. Sentiamo Andrea Costantini. Frank Canutè, intanto quali sono le tue condizioni, visto che abbiamo letto che hai avuto qualche problemino di natura fisica all'inizio settimana?
Sì, giusto, avevo avuto un po' di problemi già dall'anno scorso, gli ultimi mesi con l'ascolo al ginocchio destro. Mo mi sta facendo un po' fastidio, però sto recuperando un po'. Senti, sei entrato a Brescia, hai dato un grande contributo, da te è nata l'azione del pareggio. Sì, io cerco sempre di aiutare i compagni a mettermi alla disposizione del mister, quindi è mio dovere di farlo. Ecco, la sensazione è che Pillone sia impressionato dalle tue qualità. Sei stato l'ultimo ad arrivare per i noti problemi, però ora ti stai calando nella realtà. Sì, perché quest'anno voglio dimostrare le mie qualità, aiutare la squadra ad andare alto. Ecco, senti, qual è la differenza principale che hai notato rispetto ai primi sei mesi della scorsa stagione? C'è più gruppo rispetto all'anno scorso, siamo tutti uniti, ognuno fa tutto per aiutare i compagni, che quello lì ci è mancato l'anno scorso. E su Pillon? È un allenatore tosto che ti sta addosso, sempre si mette su pezzo, è uno che ti parla anche tanto. Senti, si è detto, qualcuno pensa che il Pescara cambiando modulo possa rendere di più, giocando magari con le due punte. Tu sei d'accordo o va bene insistere sul modulo del 4? Va bene, quel sistema lì non mi guarda a me, devi chiedere dal mister. Basta che mi mette il campo, io faccio quello che devo fare. Sei pronto a giocare con Brugman? Nel caso probabilmente il capitano tornerebbe a fare la mezzala. Sì, certo, mi piacerebbe. Già dall'anno scorso abbiamo giocato tutti e due insieme, quindi perché no? Senti, è un Pescara imbattuto in campionato. Dove può arrivare questa squadra in base a quello che si sta intravedendo? Il limite noi non ce l'abbiamo, infatti stiamo pensando partite dopo partite, poi vediamo che c'è fuori. Momento non semplice in casa del Foggia, reduce da due sconfitte consecutive, ancora a quota meno 5 in classifica per il difensore Marco Zambelli. Il primo obiettivo è tornare a quota 0 il più in fretta possibile. Sentiamolo. Fisicamente credo che comunque ci siamo, è normale che in questa parte della stagione sei ancora alla ricerca della forma migliore, ma data solo dal fatto che un po' la sosta, un po' tutte le componenti, credo che la forma ottimale la ottieni dopo 4-5 partite, quindi fisicamente non stiamo male, siamo come sono tutte le altre squadre, ancora alla ricerca di una forma migliore. Abbiamo cominciato bene ovviamente con una vittoria, abbiamo avuto delle difficoltà nelle partite successive, pur comunque seguendo i principi, le caratteristiche che contraddistinguono la squadra, che è quello di cercare di giocare a calcio. Siamo stati meno bravi nel commettere certi errori, perché se andiamo a analizzare singolarmente i gol, c'è stata sì bravura degli avversari, ma anche demerito nostro. C'è la voglia di come sempre di poter dare una mano, c'è la voglia di fare bene a Foggia, perché credo che siamo partiti dopo la vittoria col Carpi, che sembrava, si respirava aria quasi come se dovessimo andare in Serie A. Adesso queste due sconfitte non vorrei che avessero tolto un po' di entusiasmo magari all'esterno, intorno. Io credo che la cosa più importante per poter fare delle grandi cose in un campionato è mantenere un equilibrio. Arriviamo prima a 0 punti e poi ne parliamo, arriviamo prima a rosicchiare qualcosa quelle davanti e poi ne parliamo. Questo credo una cosa, l'unica cosa che abbiamo tenuto dall'anno scorso, ma che credo faccia la differenza, è quello di vivere davvero ogni giornata di campionato, ogni momento per sé. Cerchiamo di fare il massimo in quella partita, portiamo a casa, recuperiamo il gap e poi vediamo quello che succede. Io credo che questa sia una forza anche di questo gruppo. Per quello che è il momento, voi stessi che ne avete viste tante di momenti così nel calcio, ce ne sono tanti. Ovviamente la compattezza, l'unione da parte di tutti è sempre, per noi squadra, credo che sia sempre ben gradita. Lasciamo la Serie B, scendiamo di categoria, andiamo in Serie C in casa del Teramo con Amadio in uscita, destinazione Pineto. Le chiavi della mediana saranno affidate certamente a Mattia Proietti, che già pensa alla gara di domenica pomeriggio contro la San Benedettese, il derby. Andiamo a sentire l'intervista di Ania Cantagalli.
Nel primo tempo abbiamo sicuramente fatto meglio, abbiamo creato diverse occasioni in cui siamo un po' mancati nel finale e praticamente comunque nell'arco dei 90 minuti abbiamo concesso poco a un'ottima squadra come il Südtirol. Però sì, probabilmente nel secondo tempo anche un po' la stanchezza dovuta al cambio del tipo di campo e il fatto che sia comunque la prima partita, anche se è arrivata quasi ad ottobre, ci può aver un po' penalizzato, però sono molti punti buoni da cui ripartire. Avevi detto giocherò da mezz'ala con le mie caratteristiche, effettivamente l'hai fatto perché spesso e volentieri hai impostato anche tu. Sì, come avevo detto, per caratteristiche sono uno a cui piace giocare la palla, quindi a volte mi sono un po' abbassato per agevolare anche l'uscita dal basso della squadra. Però comunque il mister è quello che ci chiede, in mezzo al campo siamo tutti comunque con questo tipo di caratteristiche e possiamo ruotare in modo da dare più soluzioni. Ti avranno già detto quanto conti la partita di domenica per i Teramani e per Teramo, si affronteranno due squadre che sono reduci entrambe da una sconfitta all'esordio. Sì, me ne hanno parlato, è una partita che tutti attendono con ansia e noi siamo i primi. E sicuramente sarà una partita tra due squadre che hanno voglia di rifarsi e noi ce la metteremo tutta. Quali sono state le prime impressioni giocando la titolare con il Teramo? No, ottime, la squadra comunque è coesa, il gruppo c'è, che questa è la base più importante e sono tutte sensazioni positive che fanno ben pensare per il futuro. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione Velò condotta da Jacopo Forcella con il patron Luciano Rabottini ed i suoi ospiti. Vi ricordo anche che i nostri servizi li trovate come sempre sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. È davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.